Ho vinto questo progetto in un'università straniera e poi ho pensato che sarebbe stato per me importante portarlo in Italia e mi sono guardata intorno su diverse università italiane. Ca' Foscari è quella che mi ha colpito subito, veramente è stata una sensazione più che altro per l'interesse sincero nei miei temi di ricerca, un dinamismo, un'accoglienza straordinaria fin dal primo momento e che mi ha assistito anche in maniera molto poi competente durante tutte le diverse fasi della, diciamo, quella che si chiama la portabilità del progetto, che è una cosa dal punto di vista burocratico abbastanza complicata, sia a livello europeo sia a livello nazionale per realizzarlo secondo la normativa italiana. E si tratta di un progetto che si occupa principalmente di donne, donne migranti, donne lavoratrici, in particolare donne che fanno il lavoro domestico e di cura in 9 paesi del mondo, e lo fa con un approccio di teoria femminista e molto interdisciplinare. Queste sono le tematiche che a me interessavano fin da dopo la laurea, che ho cercato di sviluppare in Italia il più possibile grazie ad alcune iniziative che esistevano, ma non mi sono bastate, volevo proprio fare un dottorato su questi temi e all'epoca era impossibile trovarlo in Italia, quindi sono andata in Olanda, dove c'è un centro di studi di teoria femminista molto famoso, per il quale viene gente da tutto il mondo, e dopo 7 anni in Olanda ho fatto una breve esperienza in Svezia e poi ho vinto una borsa Marie Curie per andare all'Istituto Universitario Europeo, che come forse saprete è l'università dell'Unione Europea e dove studiano e si formano ricercatori da tutti i paesi europei e oltre. E questa per me sarà la prima volta che inizio a lavorare in un'università italiana, insomma sono partita da studentessa e torno da professoressa, insomma è una cosa molto importante per me. La mia storia dimostra come in effetti forse possiamo iniziare ad aiutare studentesse come ero io all'epoca a non dover per forza andare all'estero a cercare queste tematiche, ma poterle anche trovare qui negli Atenei italiani e far vedere come appunto gli Atenei si stanno muovendo su tematiche che all'estero sono acquisite da anni, ma che in Italia, nonostante alcune iniziative stentavano a prendere piede, io spero che veramente il mio essere qui e anche avere con me il mio team, io avrò un team di 3 persone per 3 anni e 9 persone per un anno che lavora su questi temi, quindi io insieme al mio team potremmo essere un punto di riferimento per nuove generazioni di studentesse e di studenti che vogliono intraprendere questi studi e affrontare queste tematiche che d'altronde sappiamo essere così importanti in un'Italia in cui succedono tante cose anche difficili nella quotidianità perché riguardano le donne migranti e le donne lavoratrici.